della 488, di altri strumenti, hanno creato i capannoni, hanno preso materiale dai nostri poveri fornitori e se ne sono andati. Le aziende sono fallite, i nostri poveri fornitori hanno milioni di euro di crediti inesigibili che non potranno più riscuotere nemmeno dal Signore. Questo è un discorso, no, non voglio fare la lezione magistrale, Salvatore Pacelli. Io non ho il dato statistico per dire che Crotone è al primo posto per tumore e leucemia, ma già l'OMS nel 90 l'aveva inserito nei 16 siti più inquinati d'Italia. E poi un altro ragionamento che non ha bisogno nemmeno di strumenti scientifici. Dopo 90 anni di industria chimica e metallurgica pesante, ma qual era l'imperativo categorico da seguire per questi nostri amministratori? C'era un solo imperativo categorico: bonificare, 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 rendere vivibile il nostro territorio, ma non solo per noi, per questi nostri figli, perché noi badiamo solo a noi stessi, noi non riusciamo a vedere al di là dei nipoti e le future generazioni. Chi ci pensa? E allora, invece di bonificare, hanno cominciato a portare discariche, biomasse, turbogas. Ci sono due termoinceneritori alla porta della città che io considero la Chernobyl d'Italia, Passo Vecchio. Abbiamo imbrattato centri commerciali, caseifici, concifici, tutto là, turistico. Ma dov'è la strategia? Dov'è lo stratega di questo grande progetto? Io lo vorrei avere davanti. Ma come si fa a concepire lo sviluppo di un territorio in un casino di questo tipo? Al Passo Vecchio abbiamo messo la zona turistico-residenziale, poi c'è il polo industriale, poi c'è le spighe, poi c'è di tutto. E chiudo perché ho avuto i brividi, lo avrà avuto anche il presidente Proto perché c'era, l'ingegnere della provincia, sempre il distretto energetico, ha tirato fuori i lucidi dell'intero territorio provinciale. E lì siamo rimasti. Poi ci hanno fatto fare pure delle proiezioni fra 20 anni, ci hanno fatto dire al Passo Vecchio che cosa pensavamo che ci fa. Dico, ci sarà la fine del mondo proprio. Ci saranno le mutazioni genetiche. Allora ha tirato fuori sti lucidi. Allora, migliaia di pale eoliche. Se venisse il rettore della normale, mio amico, il professor Salvatore Settis, li prenderebbe tutti a calci nel sedere. Lui ci tiene molto alla tutela del paesaggio. In tutte le nostre collinette già ci sono migliaia di pale eoliche. Quanto ne verranno? Oltretutto, una pale eolica costa 1.200.000 euro. E dà un pochissima energia elettrica. L'altro grande trovata, il solare, i pannelli solari, ci ha detto l'ingegnere. Questi pannelli solari, invece di metterli sui tetti degli edifici, delle scuole, sui campi non coltivati, aridi, a chilometri quadrati, li stanno mettendo al posto delle barbabietole, dei finocchi, dei pomodori. Sarà tutto un pannello solare il territorio di Crotone. Ma che cosa stiamo facendo? Ragioniamo, anche il vescovo deve ragionare, perché il vescovo gli ho detto: caro Don Mimì, mettiti alla testa di questo movimento, hai fatto un errore l'altra volta, non so perché l'hai fatto, vieni adesso a favorire il messaggio della Paideia attraverso i parroci che diranno: stendete un lenzuolo bianco alla Madonna di Capocolonna per tutto il mese di maggio a seguire sui vostri balconi, così si comincia una nuova rivoluzione culturale e fate fare questo registro grezzo dei tumori. Amici di Scandano, siete intelligenti, ci sono persone intelligentissime fra di voi, fatelo per i vostri figli, aprite gli occhi. Aprite gli occhi perché non sarà solo un problema di scandale. Caro Presidente Proto, qua dobbiamo fare una rete di protezione, non solo scandale, tutti i comuni che saranno sommersi da questi strumenti qua. Facciamolo per i nostri figli, non facciamolo per noi, facciamolo per i nostri figli. Io ho visto morire mia moglie, 10 anni di chemioterapia. Avevo visto morire mio padre di infarto, ero rimasto scioccato, ma come ho visto morire mia moglie, questi ammalati oncologici, è una cosa terribile. Gli occhi gialli, gonfia, le pupille sono andate
dietro ho visto il vuoto, avevo quasi perso la fede. Ma Gesù, che è sempre presente, mi è venuto ancora vicino. Mi ha dato ancora più coraggio. E io ho il coraggio di accogliere tutti i vostri bambini e di difenderli se non venite con me stasera. Stasera dovete essere tutti un unico genitore con me. E basta. Scusate la lungaggine del mio discorso. Ci vediamo prossimamente. Auguri a tutti. Date un bacio ai vostri figli da parte di Luigi Pitotto stasera. Grazie avvocato, grazie. Niente, saluto velocissimo del sindaco di Cutro. Allora, io sono l'assessore Squillaci al comune di Cutro, l'assessore all'ambiente. Io porto il saluto del sindaco che stasera non è potuto venire. Io una cosa sola volevo dire. Mi collego al fatto che l'amico aveva detto prima. Sono state fatte due delibere, uno del distretto energetica e uno che nella provincia di Crotone non si dovevano fare più discariche. Quella della provincia di Crotone che non si dovevano fare più discariche è stata annullata dal fatto che hanno fatto il piano regionale dei rifiuti. E io penso che Crotone ha già la sua discarica, quindi alla fine discariche non ci vogliono più. Siccome abbiamo 5 consiglieri regionali, devono portare avanti questo discorso, di fare di nuovo la delibera che nella provincia di Crotone non si devono fare più discariche, perché... Se fra 3 mesi siamo di nuovo qua a lottare per un'altra discarica, fra 1 mese saremo un altro comune a lottare per un'altra discarica. E lo dobbiamo finire, perché nella provincia di Crotone non è vero quello che dice l'onorevole Pacenza, la quantità di persone che muoiono per tumori è elevatissima. E il registro dei tumori non lo vogliono fare, perché se fanno il registro dei tumori esce un dato allarmante e quindi non possono fare più discariche. Solo questo è il vero motivo. Vi ringrazio e buonasera. Allora, noi concludiamo. Io chiedo solo una cosa ai giovani: se ci date una mano a portare le sedie lì sopra, se no ora per ora non è niente. Concludiamo con una poesia di questa bambina, ascoltata un attimo. C'era una volta il cielo pulitore, non c'è più. C'era una volta il mare pulitore, non c'è più. Ma noi vogliamo curare per fare, vogliamo rivedere i colori, per respirare un'aria più sana e bere l'acqua una fontana, devi amare il verde perché c'è bisogno anche di te. Grazie, buona serata a tutti, arrivederci.